Ciao stelline, bentornate sul canale. Oggi sono qua su Dress to Impress per parlare del nuovo aggiornamento di Halloween, perché adesso si sanno molte più cose. Come cosa più importante si sa la data. Un secondo. La data che sarà il 19 ottobre, quindi questo sabato in teoria, sì. E poi sì, ci sarà anche un aggiornamento di Natale, però vabbè, si sa anche qualche cosa di quello di Natale, ma vabbè, dobbiamo parlare di quello di Halloween. Comunque è uscito dopo il 19, non il 12, perché è un aggiornamento grandissimo, quindi richiede più tempo, ovviamente. Comunque, prima dell'aggiornamento di Natale ci sarà anche un mini aggiornamento, come quello del 28 settembre. Ci sarà un pass game di un minuto in più, però bisognerà pagare, cioè non è che tutti hanno un minuto in più. Se vuoi paghi e ottieni un minuto in più, è come per scegliere il tema, cioè paghi e puoi scegliere. E ci sarà anche un altro Game Pass. Adesso il massimo di oggetti che si può mettere è 18 e se ne potranno mettere 24. Poi i soldi rosa o oro che si sono per terra valeranno il doppio, perché ci saranno delle cose da comprare nell'aggiornamento, come anche qui, e quindi valeranno il doppio. Poi ci saranno nuove pose pack, cioè i pacchetti delle pose, e poi ci saranno usciranno poi queste mollette in testa, però non forse ad Halloween. Ci saranno per o per il mini aggiornamento dopo Halloween o per quello di Natale. Poi ci saranno queste corna che sono fantastiche, saranno perfette se dovrò fare alla store di Aspin Hotel. Poi ci sarà un make-up da scheletro, è un trucco maschile, con anche questo cappello marrone. Il trucco è bellissimo. Il cappello personalmente non mi fa impazzire, ma magari con un altro pattern è più carino. Poi ci sarà la scopa come nuovo accessorio. È fantastica. Uno dei two goal, cioè sarà sedersi sopra e voleremo, cioè tipo un metro da terra. Almeno cioè, ti muovi, non che voli ovunque, però comunque sei alzata da terra. E ci saranno anche altre pose, tipo magari le tieni in mano, o altre pose, tipo la spada lì come l'ascia, che è uscita il 28 settembre. Poi in un TikTok del canale di Dress to Impress, cioè il profilo, hanno fatto vedere il video in cui creano questo nuovo make-up gotico, che è fantastico, lo adoro. E poi fanno vedere anche questa nuova acconciatura e questo nuovo vestito, credo, sì, o corsetto. Comunque la maglia è comunque bella. L'acconciatura non male, dai. Che in teoria è lo stesso che aveva la strega nel trailer del nuovo aggiornamento. Qui che infatti c'è la strega con questo vestito, con la scopa e la lobby dietro, che avevo già fatto vedere in un altro video. Che anche questo vestito è molto bello e ci sarà il cappello da strega, sicuramente. Poi usciranno dei nuovi make-up,
Uno è questo, davvero fantastico. Poi questo con tutte queste lacrime nere, davvero bello. Poi c'è questo con tutte queste lampi, o messe in vano più nervi, viola, le ciglia bianche e senza pupille, insomma molto da Halloween. E poi ci saranno questi coi cuori, fantasmi, glitter e le stelle. Molto belli. Poi usciranno questi nuovi oggetti, cioè questo quaderno barra taccuino e questa nuova macchina fotografica. Molto belli. E ci sarà anche questo cappello davvero fantastico con la rete, tipo da funerale, ma comunque davvero fantastico. Poi finalmente usciranno le orecchie da gatto e una coda di mata. Era il mo Cioè, finalmente ci sono le orecchie da orso e da gatto ci volevano, finalmente. Non c'è ancora l'immagine, ma comunque so che saranno stupende. Poi hanno fatto vedere alcuni nuovi pattern, appunto, alcuni, quindi ce ne saranno altri, che sono questi, davvero molto, cioè certi a tema Halloween, altri no. Comunque sono davvero fighissimi. Poi usciranno di nuovi vestiti premio per quei mini giochi che si fanno, tipo che adesso c'è quello lì di saltare sugli smalti o passare sui quadrati rosa, comunque quei giochi lì. Alla fine ci saranno dei vestiti premio, a quanto pare. E questa sarà la nuova passerella, una chiesa gotica, davvero stupenda. È stata fatta vedere in anteprima da Moto per Insessi in una live su Twitch. Lui è uno dei creatori di Dresden Press, comunque che ci lavora. E niente, comunque questo aggiornamento resterà un mesetto e poi se ne andrà, tipo quello delle Bratz. E niente, peccato che non è uscito prima, però in effetti hanno messo davvero tanta roba, quindi capisco il perché sia uscito solo il uscirà solo il 19 ottobre. Poi, so che c'era qualche gruppo K-pop o cantante K-pop che voleva collaborare con Dresden Press e alla fine ci sarà una collaborazione. Non si sa ancora con chi, ma ci sarà. Se vedete tutto azzurro è perché Dresden Press si è buggato, ma ok, succede spesso. Comunque, qualcuno di un creatore, forse Moto Princess o Umoyae, comunque vorranno mettere dei nuovi corpi che cioè tipo un po' più in carne per essere inclusivi e però usciranno nel 2025 perché insomma ci vuole un po' creare e vi faccio vedere questa piccola chicca. Se schiacciate questo quadrato qua piccolo in basso a sinistra, potete scegliere il colore dello sfondo. E niente, è una cosa carina, volevo dirvela. Un segreto. I vestiti premio che ho detto prima, che ottieni facendo i giochi, intendo questi giochi, alla fine si trova un premio che comunque i giochi cambieranno. Comunque, come ho fatto vedere nell'altro video, qui Lana è sparita e ho scoperto che insomma non è sparita a caso, ma perché i genitori si sono lamentati che faceva paura, a quanto pare. Che boh, non capisco cosa c'è di avere tanto paura, cioè una persona in gabbia. Comunque boh, qualcuno si è lamentato e l'hanno tolta. Cioè, comunque ha senso con la storia di Lana perché comunque sarebbe dovuta scappare, però vabbè, ok. Comunque, sì, si era aperta quella porta lì, però c'è ancora questa barrata che magari aprirà l'aggiornamento o comunque magari porterà i giochi, cioè servirà qualcosa, si sbloccherà sicuramente nell'aggiornamento di Halloween. E vabbè, poi ci saranno nuovi posti dove fare i giochi. L'avevo già detto, la casa di Lana da piccola, l'ospedale e le catacombe.
Bene, io vi ho detto tutto, queste sono tutte le cose che si sanno e adesso aspetteremo con ansia l'arrivo del 19 ottobre per l'aggiornamento e tutte queste cose. Oh, vabbè, sì, molti vestiti che usciranno, ma magari li metteranno nei codici. Ah, poi usciranno 30 nuovi capelli che magari li divideranno tipo in corti o lunghi, perché comunque sono tantissimi. E niente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E vabbè, poi sono uscite queste quattro facce il 28 settembre. Mi ero dimenticata di farvele vedere. Eccole qua. E lasciate like a questo video se vi è piaciuto. Cambieranno un po' gli orari dei video perché ho chiuso la serie di Beth e Bridget, ma vabbè, comunque farò un post. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!